Buonasera, ben ritrovati con Sportivamente, appuntamento pasquale dedicato al calcio perché si è giocato sabato, ieri dunque nel campionato di eccellenza, mentre si era giocato giovedì nel campionato di Serie D con il pareggio del Gozzano, con la vittoria del Como, dunque il rosso-blu con soli 2 punti di vantaggio nei confronti dei lariani. Parleremo poi anche di podismo con la presentazione della Color Run che ci sarà a maggio a Verbania. Cominciamo con il quadro dei risultati del campionato di eccellenza, come vi dicevo l'unico di quelli dilettantistici che ha giocato appunto nel turno pasquale. Andiamo a vedere dunque insieme i risultati di questa giornata, ne mancano davvero poche al termine della stagione, una giornata importante in vetta. Infatti lo Stresa è la nuova capolista solitaria dopo il 2-2 nel derby con il Baveno. Prosegue il momento davvero negativo del Trino, battuto 1-0 sul campo dell'Arona, che ha conquistato 3 punti fondamentali in ottica a playoff. Pareggio 1-1 tra la Biellese e la Rombitinese Cerano, punto che probabilmente estromette quasi definitivamente dai giochi per il primo posto la formazione di Braghin. Pareggio anche del Verbania 0-0 al Pedroli con la Prosettimo, mentre ha dilagato 8-0 il Pondonà contro il Pavarolo. 0-0 tra Borgo Vercelli e Orizzonti United, KO il Piedimolera che ha pagato Dazio 1-0 sul campo del Lucento, anche grandi polemiche arbitrali per il rosso immediato a Paganini, il conseguente calcio di rigore che ha consentito ai torinesi di vincere. 0-0 dunque altro punto della Juve Domo, 4 punti in 4 giorni per la squadra di Mellano, 0-0 appunto sul campo della Licese. Ha chiuso poi la giornata il 4-1 dell'Aigreville contro il San Maurizio, San Maurizio che sembra destinato alla retrocessione. Classifica di eccellenza dopo 29 giornate, come dicevo, Stresa da sola in vetta con 56 punti, Trino 55 e giovedì alle 20:30 ci sarà lo scontro diretto tra le due squadre nel recupero della 27esima giornata. La Biellese sale a quota 52, ma il punto conquistato quest'oggi è un passo falso importante per i bianconeri. Pondonà 49 punti, Romentinese Cerano 48, Baveno 46, Aigreville rompe in zona playoff a 45, Alicese 44, Verbania e Orizzonti 41, Arona 35, Borgo Vercelli 34, Prosettimo, Lucento 33, Juve Domo 29, Piedimolera 23, San Maurizio 22, Pavarolo 19, oltre al recupero tra Stresa e Trino. Vi ricordiamo anche quello che ci sarà l'11 però di aprile tra Juve Domo e Lucento alle 18:30 a Vogogna. Cominciamo dalle immagini, cominciamo dal 2-2 del derby tra Stresa e Baveno. Finisce 2-2 il derby del Forlano tra Stresa e Baveno. Stresa che grazie al punto conquistato alla sconfitta del Trino, della nuova capolista solitaria del campionato di eccellenza, il Baveno continua a sognare invece un piazzamento playoff. Il derby è essenzialmente tutto nel corso del primo tempo. Al 12esimo semirovisciata di Piraccini, la palla alta di poco. Al 21esimo alla prima azione passa lo Stresa. Azione di stampo rugbistico di Frascoia che parte dalla propria metà campo. Poi sembra perdere il pallone, in realtà ne rimane costantemente in possesso, scambia in maniera abbastanza fortuita con Beretta e trova però un sinistro da fuori area che si insacca nell'angolino per il vantaggio dello Stresa. Dura 5 minuti l'1-0 perché al 26esimo Riccio commette un'ingenuità in area su Ado, calcio di rigore ineccepibile, la trattenuta infatti è netta dal dischetto, lo stesso Ado spiazza Barantani. Al 28esimo comincia una lunga serie di punizioni pericolosissime dello Stresa, l'autore è sempre Frascoia, palla per Telesca, tocco di Boatto che mette la palla sulla traversa. Al 31esimo altra punizione di Frascoia, testa di Tuveri, miracoloso l'estremo difensore del Baveno. Al 34esimo ripassa in vantaggio lo Stresa, punizione di Frascoia, imperioso stacco di Beretta, palla nel sacco, 2-1 dello Stresa. Al 39esimo vicino al tris lo Stresa, punizione del solito Frascoia, Riccio di testa salva Manfroni sulla linea. Sul ribaltamento di fronte al 40esimo, cross di Guida, Ado letale in area di rigore, gol 20esimo in stagione, 2-2 per il Baveno. Nella ripresa succede decisamente meno, al terzo grande occasione per Manfroni, il suo sinistro si perde alto di poco. Al 37esimo tiro cross di Ramaro, la palla viene salvata da Barantani. Al 40esimo punizione di Frascoia, girata di Beretta, palla fuori non di molto. Adesso le parole dei due allenatori, Pierguido Pissardo e Sergio Galeazzi.
direi un bel derby, un 2-2 che probabilmente per quello che si è visto è un risultato giusto, un punto che cosa significa per il Baveno, Pier? Ma credo che ci lascia ancora in lotta per i playoff, diciamo che indipendentemente tutto dell'annata e le cose, diciamo che è un mesetto che secondo me noi abbiamo cambiato marcia, non l'abbiamo visto magari a livello di risultati, ma Verbania, tutte partite toste, voglio dire, domenica scorsa abbiamo fatto 0-0 ma abbiamo fatto una grossa partita a livello di prestazione, secondo me oggi è stata una prestazione, una buona prestazione, del tono avevamo lo Stresa che è primo in classifica e credo che lo meriti anche la posizione, quindi non era facile venire qua a fare punti. Diciamo che noi ci crediamo per arrivare ai playoff e spiace ancora un altro infortunio, voglio dire, si è fatto male Clady purtroppo e stava anche bene oggi. E quindi niente, però sono molto contento della, ripeto, della prestazione. Quello che dicevi fuori onda, purtroppo, nel senso, quello che abbiamo subito dello Stresa, senza una toglia sono state tutte le palle inattive, perché non sono quasi mai stati pericolosi, se no su palla in gioco, però giustamente loro sfruttano la loro capacità, noi abbiamo rischiato qualcosa di troppo nel primo tempo e nel secondo sono mancate queste situazioni, ma anche perché loro hanno smesso di tirare punizioni, nell'unica che hanno messo in aria anche loro sono andati a colpirla loro, stavolta non di testa, di piede, quindi su quello dobbiamo sicuramente migliorare. Errore di reparto o errore individuale su quelle situazioni da calcio piazzato? Diciamo che non abbiamo grossi centimetri, siamo un po' dei ragazzi un po' teneri proprio di agonisticamente, nel senso Zanella che ha fatto un'ottima partita, Casarò, Tiramo, non sono dei giocatori rocciosi che in quella situazione di uno contro uno magari qualcosa pagano, voglio dire, lo sappiamo, però oggi secondo me nel complesso hanno fatto tutti un'ottima prestazione. Mancano 5 partite, hai fatto una tabellina di quanti punti potrebbero bastare per o servirebbero per arrivare ai playoff? No, sicuramente dobbiamo vincere scontri diretti con Biellese e Trino in casa, anche perché tipo battere il Trino vorrebbe dire comunque in primis accorciare verso il secondo posizione, perché già è difficile arrivare quinti, adesso comunque siamo di 2-3 squadre, ma potrebbe anche non bastare per la storia dei 10 punti, quindi noi dobbiamo recuperare le forze e far punti su tutti i campi. Sergio, un punto che ti soddisfa o per come si era sviluppata la partita ti sta un po' stretto? Sul 2-1 avete avuto una clamorosa occasione con il salvataggio di Manforni sulla linea. Sì, sì, sul 2-1 forse se eravamo un momentino più concreti sotto porta potevamo andare sul 3-1 e chiudere la partita, però il Baveno ha fatto direi una buona gara e ha meritatamente pareggiato. Noi non è che possiamo sempre vincere tutte le gare, abbiamo combattuto, un derby lo sapevamo che era dura, così lo è stata, però se non vado errato oggi siamo primi da soli in classifica e direi che questa mattina se avessero detto di firmarlo penso che tutto lo Stresa avrebbe firmato, per cui adesso ci prepariamo per giovedì, dove ritengo che sia la partita della vita, calcisticamente parlando. Arriviamo con un punto in più e di conseguenza saranno loro che dovranno inseguire lo Stresa. Ecco, tu dicevi che questa era una partita, cioè una situazione di classifica che tutti avreste firmato, no? Questa mattina, probabilmente al di là dello scontro diretto, questa era la partita che temevate di più, perché il Baveno era forse una delle ultime spiagge playoff, è un derby, averla superata indenni e avere un punto in più in classifica, insomma è un bel viatico per le ultime 5-6 giornate. Sì, sì, hai detto giusto, noi sapevamo la forza del Baveno, occupa una posizione di classifica che in base alle proprie potenzialità a mio giudizio è bugiarda, e infatti anche oggi l'hanno dimostrato, però io dico che lo Stresa anche oggi ha dimostrato di essere squadra anche nelle difficoltà e siamo consapevoli della nostra forza, sappiamo che a questo punto il campionato è nelle nostre mani e dobbiamo essere bravi a portarlo in porto. Vincere giovedì significherebbe ammazzare definitivamente il Trino, insomma, che sarebbe la quarta sconfitta consecutiva, resta 4 punti, l'ultima partita con il Pavarolo, insomma sarebbe un passo probabilmente decisivo anche alla luce del calendario stesso che ha il Trino. Sì, sì, ma per noi ci sarà la partita della vita, nel senso che ci siamo arrivati fino qua, nessuno avrebbe scommesso, penso, un euro sullo Stresa e questi ragazzi giovedì ci giochiamo tutto, lo sanno e siamo convinti di portarla a casa. Andiamo adesso al Pedroli, terzo risultato utile consecutivo per il Verbania, 0-0 con la Pro Settimo. Alessandro Pratesi. Termina 0-0 il match del Pedroli nella giornata di eccellenza prepasquale con la gara che finisce senza gol, ovvero 0-0 tra Verbania e Pro Settimo. Andiamo a vedere in cronaca le azioni che hanno caratterizzato il match. Dopo 9 minuti ci prova Constantin con Austoni che non arriva da pochi passi alla deviazione vincente.
all'11esimo ancora Konstantin che calcia e Maia alza in angolo la palla che va in corner dopo il tiro di Konstantin. Si fa viva alla prosettimo anche al quarto d'ora con un tiro di Mosca che termina alto. Al 25esimo protestano gli ospiti per un contatto in area tra Taraschi e Troiano. Al 36esimo, al 25esimo gran parata di Russo sul colpo di testa di Sinato, davvero strepitoso l'intervento del portiere del Verbania. Sull'angolo sponda di Piotto e Francia da pochi passi prende in pieno la traversa. Poi nel proseguo della ripresa del primo tempo, scusate, il Verbania a chiedere il rigore per un contatto di Konstantin che cade in piena area. Nella ripresa ci prova dopo 10 minuti e Troiano, ma la sua conclusione non trova lo specchio della porta. Si fa viva ancora la prosettimo con Taraschi, ma il suo diagonale finisce alto sopra la traversa. Al 34esimo puntoriere su una bella palla di Troiani in area controlla e cerca la precisione, cerca l'angolino, però la palla esce sul fondo. L'ultima occasione di marca verbanese con il cross di Musso, non si capisce se Austoni tocca o meno la palla, comunque Maia con i piedi respinge, non succederà più nulla fino alla fine. Termina senza gol il match del Pedroli tra Verbania e Prosettimo. Andiamo adesso a sentire le parole dei protagonisti dopo lo 0-0 del Pedroli, sentiamo. Faccio anche complimenti alla mia squadra perché abbiamo preso un pareggio dopo un'ottima partita, abbiamo avuto anche qualche occasione al secondo tempo, quindi diciamo che dai, è andato tutto bene e passiamo anche per una buona Pasqua, dai. Ecco Giovanni, avete fatto molte partite senza subire gol ultimamente, ecco forse anche questo è un segnale di maturità della squadra che magari non prendendo gol, ma malgrado vada, ottenete un pareggio, questo è importante. Sì, senz'altro, abbiamo trovato la quadratura della squadra, una maturità e soprattutto abbiamo saputo resistere anche soprattutto alle squadre che abbiamo incontrato, agli attacchi che ci hanno fatto, quindi diciamo che è andato tutto bene e siamo riusciti anche a raggiungere quasi la salvezza, diciamo, no? Ecco Giovanni, da qui alla fine quale obiettivo avete? Guarda, prima vogliamo arrivare a salvezza matematica, quando siamo arrivati a salvezza matematica vediamo dove siamo arrivati e vogliamo anche fare qualcosa in più, no? La prossima partita contro l'Orizzonte United fuori casa, che partita ti aspetti Giovanni? Diciamo che contro noi adesso tutti giocano alla morte, no? Sanno dove siamo e dove eravamo prima, quindi anche noi sappiamo dove eravamo e dove vogliamo arrivare, quindi scenderemo in campo e faremo il nostro sempre come tutte le domeniche. Ultima cosa che ti chiedo Giovanni, visto il girone di ritorno che avete fatto, c'è un pizzico di rammarico per aver lasciato un po' di punti all'andata? Bella domanda mi hai fatto, perché diciamo, visto adesso il punteggio, quello che hanno fatto all'andata, che diciamo che la squadra è arrivata parecchi giorni a novembre, quindi si è amalgamata a novembre e siamo partiti secondo me un po' in ritardo, perché sennò potevamo fare veramente un qualcosa in più. Mi sembra di poter dire, non so se è d'accordo con me, una buona partita tra due buone squadre, si è visto un buon match con occasioni sia per voi, bravo Russo, anche il Verbania ha ripreso, ha creato un paio di occasioni pericolose. Perfetto, ha detto tutto lei. No, giusto, il primo tempo forse avevamo qualcosa noi da recriminare, il secondo tempo il Verbania ha avuto 10 minuti in cui noi abbiamo un po'... L'uscita del nostro centrale di centrocampo ci ha creato qualche problema, il ragazzino che è entrato ha avuto un po' di tempo per entrare in partita, era un ragazzo giovane e quindi ci ha creato un po' di problemi, quei 10 minuti abbiamo patito, poi abbiamo rimesso un po' le cose di nuovo a posto e vabbè, poi siamo andati fino in fondo. Però Verbania è una bella squadra, niente da dire, impianto è un bel impianto, pubblico caldo, no, tutto diciamo, alla fine dico il pareggio mi sta bene, se guardo il primo tempo no, se guardo il secondo tempo, quei 10 minuti, guardiamo il bicchiere mezzo pieno, ecco, questo sì. Ecco, probabilmente mister, nel primo tempo avete avuto quella grande occasione e poi la traversa, ecco lì probabilmente sulla parata, se ne vedo poche in questa categoria fare delle parate come fa Russo in questa stagione per il Verba. No, un gran portiere, cioè la sua storia parla per lui, no? Non è che lo scopro io, però dico, ha avuto una gran palla, poi non so, dovevamo utilizzare la VAR per vedere se la palla era entrata, però cioè, va bene così, cioè, ha fatto una gran parata, la traversa, ribadisco, il primo tempo mi stava stretto lo 0-0, secondo tempo con quei 10 minuti dico va bene, ecco, è giusto così. Ecco mister, cosa si aspetta per il proseguo del campionato? Penso che da quello che mi ha detto di giocare come nel primo tempo di oggi, dove davvero si è visto una bella Prosettimo col Pedro.
No, ma noi, allora, ho detto anche prima ad un'altra giornalista che a dicembre la società ha scelto di prendere una strada, cioè di valorizzare i giovani, di giocare con i giovani e tenendo qualche anziano, tra virgolette. Stiamo continuando su questa strada qui, abbiamo dei giovani importanti, stanno venendo su, abbiamo faticato un po' di infortuni un po' importanti, e quindi noi ce la giochiamo, abbiamo impostato questo campionato sul gioco, cercando di giocare sempre. Io ho uno staff importante, nel senso che sia che poi il direttore sportivo, quello che è dentro in panchina, ma comunque fa parte dello staff, e il preparatore, tutti, cioè abbiamo impostato la squadra per giocare a calcio. Poi i ragazzi ogni tanto ce la fanno, ogni tanto qualcosa sbagliano, però noi continuiamo su questa strada qui, ecco. Questa è stata l'indicazione della società e noi continuiamo ad andare avanti su questa strada. Altro 0-0, quello di Borgo Vercelli tra i padroni di casa e gli Orizzonti. Andrea Calderoni. Continua il momento complicato del Borgo Vercelli, negli ultimi 8 match soltanto 3 punti conquistati, 0-0 contro gli Orizzonti United. Andiamo in cronaca, al 37esimo in un primo tempo bloccato, l'unico guizzo è del 98, Fabio Paladino degli Orizzonti United. La ripresa non è diversa dal primo tempo, poche chance, tanti errori e parecchi fischi di Paolo Isoardi. Al 26esimo punizione di Rognone, Di Bianco la vede all'ultimo, ma si salva. Al 34esimo arriva la prima opportunità ed è clamorosa per il Borgo Vercelli. Vergadoro passa su Carini ma non concretizza il 15esimo timbro in campionato, il 7° con la maglia dei vercellesi. Al 38esimo ancora Vergadoro protagonista, verticalizzazione per Berzero, tiro debole. Al 41esimo in una mischia nell'area del Borgo Vercelli tenta la zampata vincente Diego Giordano, finisce 0-0. 30esimo punto in trasferta per gli Orizzonti, che si confermano la squadra con più pari del torneo, ben 14 in 29 match. Uomo delle statistiche Andrea Calderoni, sentiamo cosa hanno detto i protagonisti ai suoi microfoni. Gli Orizzonti si confermano squadra da trasferta e si confermano anche squadra che ama il pareggio, un buono 0-0 per finire questo anno. Sì, beh, no, ama il pareggio no, perché noi abbiamo vinto diverse partite da dicembre in poi e poi ne abbiamo perse altre. Credo che pareggi ne abbiamo fatti proprio pochi. Comunque oggi direi che il campo non permetteva a nessuna delle due squadre di esprimere chissà che cosa e quindi credo che il risultato sia giusto. Ecco. Che cosa può chiedere ai suoi Orizzonti da qui alla fine? No, da qui alla fine noi abbiamo un progettino che è quello di cercare di migliorare la qualità del gioco, che in casa a volte cerchiamo di fare, anche se prima giocavamo sul nostro campo di Cigliano, adesso ci siamo trasferiti a San Giusto, cerchiamo di dare un po' più di qualità al gioco, anche se non è facile. Il problema è che fino adesso, quando abbiamo tentato, abbiamo buscato. Quando siamo stati un pochettino più chiusi così abbiamo... ma questo è un campionato a mio avviso abbastanza equilibrato, a parte le prime due o tre squadre che forse esprimono un qualcosina in più, tutte le altre partite sono tutte gare che le puoi vincere ma le puoi perdere. E magari anche inserendo qualche giovane come fatto oggi. Sì, beh, sicuramente da qui alla fine ci sarà spazio per i giovani, uno o due alla volta sicuramente, cerchiamo di capire quali sono quelli che possono essere il prossimo anno a disposizione. Un punticino verso la salvezza. Sì, un punticino importante. Avevamo bisogno, visto che arrivavamo da qualche partita giocata, però punti zero, oggi serviva a portare punti a casa, l'abbiamo fatto. Nota positiva, non siamo tornati a non prendere gol, cosa molto più importante, e adesso ne mancano 6 punti, 6-7 punti, speriamo di già da domenica, più di Mulera sarà un'altra battaglia, come quella di oggi, decisa da episodi. Mercoledì l'episodio ti ha condannato, oggi l'hai avuto, però va bene, punto, va bene, guarda, dico proprio la verità. Ecco, a proposito dei gol che non venivano presi, non succedeva da metà novembre, quindi è un obiettivo raggiunto. Obiettivo raggiunto, forse non dovevo giocare io,
e visto che ho fatto tre partite e ho preso sempre gol, forse serviva quello. Adesso, battuta a parte, no, serviva proprio non prenderlo. Partiamo da questo, da proprio non aver preso gol, e si parte da lì, e adesso facciamo una buona Pasqua, e da martedì che ci ritroveremo, testa, perché poi Piedimolera può essere la svolta. Ecco, poi guardando la rosa, il Borgo Vercelli ha sempre dentro 5-6 giovani, e questo è anche per l'anno prossimo un viatico importante, visto che ci sarà in eccellenza la regola dei 4 under. Ah no, sicuro. Quello che ho detto io a iniziare al presidente è che se avessimo fatto un campionato dignitoso con tutti gli innesti di giovani, era in prospettiva, era tanta roba, perché comunque anche oggi, se guardi, hai giocato ed hai finito con giovani in campo, le altre squadre non ce n'è una che comunque gioca così con tutti questi giovani. Buon per noi e buon per loro. E domani, dopo la grigliata di Pasquetta, non ci sarà dilettanti per dire, ci sarà però la telecronaca del derby tra Stresa e Baveno. Lasciamo il calcio, parentesi dedicata al podismo, cominciamo da una manifestazione che per la prima volta arriva nel nostro territorio, scopriamo quale nella prossima intervista. Il successo è conclamato grazie a un former che piace soprattutto ai giovani, ma non solo. La Color Run arriva anche nel Verbano Cusio-Ossola dopo il grande successo che ha ottenuto in grandi città come Milano, come Rimini, come Roma. Insomma, l'11 maggio da segnare sul calendario, perché c'è un evento, il primo appunto nel nostro territorio, da non perdere. Sì, un evento che il Centro Sportivo Italiano ha deciso di organizzare grazie al bilancio partecipato del Comune di Verbania dell'anno scorso, che ha chiesto di inviare un'idea. Io, insegnando in una scuola importante del nostro territorio come il Cobianchi, dove ci sono dei ragazzi stupendi, abbiamo collaborato per creare un evento che piacesse a loro, ed è nata l'idea di fare anche qui a Verbania questa iniziativa, un evento che potesse essere un momento di incontro, di socializzazione, di integrazione, quindi un qualcosa non di competitivo dove solo i più bravi ha senso che partecipino, ma un evento aperto a tutti quanti. Aperto a tutti, come ci si può iscrivere, come funziona questa giornata? Sì, allora, aperto a tutti, dai bambini della scuola dell'infanzia fino ai nostri nonni, nel senso che non ci sono vincoli di età. Ci si può iscrivere andando sul sito www.csivb.it, dove c'è un regolamento da leggere, un modulo dell'iscrizione da compilare, e questo modulo si può presentare presso l'uffici del CSI, oppure stiamo attivando all'interno delle scuole, e già abbiamo avuto alcuni dirigenti come i dirigenti del Cobianchi, del liceo scientifico Cavalieri, del Ferrini, che hanno dato l'ok perché gli insegnanti di scienze motorie possano promuovere questa attività a tutti gli alunni, e quindi i ragazzi potranno iscriversi direttamente presso i loro insegnanti, quindi questo è un aiuto importante. Come tutte le prime volte, ci sarà anche un minimo di apprensione, di adrenalina da parte del CSI. Avete pensato a un numero di iscrizioni che potrebbe soddisfarvi? Allora, qualsiasi numero ci soddisfa, perché anche se fossero pochi ragazzi, quei pochi hanno voluto questo evento e noi siamo orgogliosi di poterglielo organizzare, fare, e quindi andrebbe bene anche così. Non abbiamo ipotizzato, perché abbiamo sentito alcuni colleghi che hanno organizzato magari in città meno importanti come quelle che hai detto tu, e i numeri sono altissimi, 1000, 2000, 3000. Noi diciamo che se arriviamo a 500, 600 partecipanti siamo già stra felici. Un po' di vernice, un po' di colori e ci si diverte. Beh, vernice no, direi che sono dei colori dove abbiamo fatto una scelta abbastanza attenta, in quanto sono dei colori vegetali che non procureranno allergie, problemi a nessun ragazzo, e saranno dei colori che verranno buttati attraverso il percorso, o meglio, si partirà al Lido di Suna. Il percorso è lungo 5 km e noi l'abbiamo chiamata una marcia, nel senso che ognuno potrà scegliere se correre, se camminare, se passeggiare, e a ogni chilometro incontrerà dei coetanei che butteranno addosso una volta il giallo, una volta il rosso, una volta il verde, fino ad arrivare al teatro
teatro maggiore, dove nel parcheggio ci sarà la schiuma, quindi passeranno anche all'interno della schiuma per definire tutto l'ambaradan, e poi entreranno al parco di Villa Maioni, dove ci sarà un disc jockey che così animerà per un'oretta e mezza, due ore il pomeriggio. Rimaniamo a parlare di podismo con una manifestazione ormai conclamata, VCO Top Race, presentazione dei vari eventi nei giorni scorsi. Vediamo le interviste. VCO Top Race edizione 2018, tante le conferme ma anche molte novità in questa gara che, ricordiamo, premia chi fa più chilometri, non chi arriva prima. Sì, certamente, le gare sono aumentate, chi farà parte del VCO Top Race è cresciuto il numero, quest'anno saremo ben 14 gare con l'entrata appunto della città di Domodossola con il Trail del Calvario a coppie. Quindi la soddisfazione c'è, perché il nostro progetto partito 3 anni fa sta prendendo forma e quindi stiamo, diciamo, dando una qualità a tutto il territorio. E un'altra novità che avremo sempre per il 2018 è appunto la conclusione del circuito. Abbiamo inserito un Urban Trail che farà parte poi della VCO Top Race Gala, e mi sembra che sia a metà novembre. Il 10 novembre chiuderemo appunto l'anno 2018. Tutte le informazioni le troviamo sul sito www.vciotoprace.it. Lì ci sono i collegamenti con tutte le varie singole gare, dove la prima tra l'altro è il domenica prossima, che è il 7 aprile, se non sbaglio, l'8 aprile, con l'Ossola Trail. E da lì si parte e si inizia con il circuito del 2018. VCO Top Race è anche una grandissima occasione di promozione del territorio. Beh, noi abbiamo sposato questa manifestazione proprio perché è un abbinamento perfetto fra lo sport e il turismo. Solo i numeri di partecipazione a tutte queste manifestazioni danno un'idea della potenzialità veramente dello sport al servizio proprio del territorio. Ma soprattutto noi siamo vicini a questa manifestazione perché grazie a questa manifestazione anche tutti i sentieri di montagna che molte volte rappresentano anche un punto di forza del turismo delle nostre valli vengono ripristinati e vengono praticamente, rivedono la luce, i vecchi sentieri storici vengono promossi come attuali ancora oggi. E con VCO Top Race noi chiudiamo. Di nuovo tanti auguri di buona Pasqua, divertitevi, fate i bravi anche a Pasquetta con gli amici, con la famiglia. Sportivamente torna domenica prossima alle 19.30, non ci sarà a Pasquetta Dilettanti per Dire, ci sarà Stresa Baveno, ci sarà invece martedì alle 21, Baschettando. Di nuovo buona Pasqua.